Buon pomeriggio a tutti. Oggi incontriamo la professoressa Leonora Polo, che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, perché la conosciamo come collaboratrice del nostro liceo da tantissimi anni. È una ricercatrice del CNR, è professoressa di chimica metallorganica e didattica della chimica presso l'Università di Ferrara, nel Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, ed è una divulgatrice scientifica meravigliosa, perché è in grado di farci capire problematiche ambientali di complessità estrema con parole semplici e accessibili a un pubblico molto vasto. Ha all'attivo moltissime pubblicazioni scientifiche e tre testi meravigliosi che parlano proprio di polimeri, che diciamo è un po' la sua specialità. C'era una volta un polimero che Eleonora mi pare 2013, dico Sì, bene? è uscito nel 2013. 2013. E poi l'isola che non c'è, la plastica negli oceani fra mito e realtà, molto più recente di un paio d'anni fa. L'ultimo è un testo per bambini, addirittura molto divertente e illustrato, che si chiama Un libro, Un oceano di plastica, che è dell'anno di quest'anno, recentissimo. Quest'anno, sì. Quest'anno, che è un testo per bambini, e poi è una divulgatrice, conferenze, incontri, lezioni. Insomma, sarà un piacere ascoltare oggi l'ultima, purtroppo, conferenza che ci dedica, cioè quanto bio sono le bioplastiche. Le lascio subito la parola e la ringrazio per questa disponibilità che ha sempre nei nostri confronti. Grazie, Patrizia. Gongolo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Volevo partire questa volta con un filmato, poi non so se prenderà l'audio del mio computer. Vediamo. Adesso facciamo. Altrimenti giro il microfono così riuscite, a vederlo. Allora, eccolo qua. Hi, we are Skipping Rocks Lab, and our goal is to make packaging disappear. Our first product, OHO, is a membrane that can encapsulate water or any kind of liquids. It's made of seaweed, and it's so natural that it's biodegradable and even Since we started the company in 2014, we've been developing the technology and improving the properties of the material here in Imperial College London. With our industrial partners, we have developed an innovative manufacturing process that can produce OHOs cheaper than plastic bottles. OHO is perfect for hydration on the go. Think festivals, marathons, and on the street. For the past 6 months, we've been doing pilot events, and people love it. Now we're ready to take OHO to bigger audiences, and we're targeting major events such as London Marathon and Glastonbury. As part of this scale-up, we're developing a manufacturing machine that will produce OHOs automatically. Skipping Rocks Lab is bigger than just OHO, and we are currently working in our second product, continuing to pioneer the use of seaweed for other sustainable packaging solutions. Our fast-growing team is composed of chemists and engineers and a strong advisory board. Liz brings the business skills. She has 7 years of professional experience in the finance industry, private equity, and commercial development at BP. Pierre and Rodrigo both graduated from the Royal College of Art and Imperial College London Masters in Innovation Design Engineering. Pierre was a packaging engineer at L'Oreal, and Rodrigo is an inventor and senior lecturer in product design. So, we are now raising our first round, and that's where you come in. Up until now, we've funded ourselves successfully through grants and awards, but it's time to let everyone share in Skipping Rocks Lab's success and be part of the movement to reduce plastic waste. You can buy now shares of Skipping Rocks Lab for as little as £10 or as much as you want. Think outside of the bottle. Invest in Skipping Rocks Lab. Ecco, questo è il video. C'è naturalmente
i sottotitoli automatici di YouTube hanno cannato il materiale principale, perché una volta avrete trovato un silver e in un altro un civil, invece seaweed sono le alghe. Questa la vedremo alla fine della conferenza, questo un po' per introdurci in questo mondo abbastanza così quasi fantascientifico delle bioplastiche, perché sono come gli extraterrestri, in realtà non sappiamo bene che cosa sia bioplastica e che cosa non lo sia, perché vedremo molta ambiguità nelle definizioni. Le bioplastiche sono sempre chiamate in causa quando si parla dell'inquinamento da plastica, in particolare di quello marino, ma non soltanto. E di fatto nella mentalità della gente si è creata questa doppia visione per cui le plastiche tradizionali non biodegradabili sono un po' il diavoletto della situazione e le bioplastiche risolveranno tutti i problemi. Ma è davvero così? Questo lo vedremo tra poco, perché ci sono tante ambiguità. Sicuramente da quest'anno dovrebbe essere varata anche in Italia, perché è l'ultima data, il 2021, e non è stata spostata anche con il Covid, si dovranno varare delle leggi per stabilire quando non saranno più legali tutta una serie di oggetti monouso in plastica non biodegradabile. Sono semplicemente imballaggi. E qui vediamo alcuni degli esemplari. Adesso c'è una lunga discussione sulle palette per le macchine distributrici delle bevande calde, perché quelle palette sono di plastica, non si riescono a sostituire con le bioplastiche perché a quella temperatura del caffè bollente non reggono. E il legno ha altri problemi, perché nei bar le troviamo, però si cominciano a far fatica a trovare le palette di legno, perché vogliamo anche essere sicuri che sia legno certificato, cioè che non la facciano, vabbè, non dalle bare come aveva pensato qualcuno, ma comunque da qualche cosa, diciamo, di non adeguato per un uso alimentare. E quindi c'è un po' da discutere. Spariranno quindi prossimamente, perché il 2021 non è la data in cui spariscono, è la data in cui esce la legge, poi c'è sempre un margine, questo giusto perché i giornali di solito scrivono una cosa ma in realtà non è così. I prodotti tipici da imballaggio termico che sono di polistirene espanso, quelli tipo da fast food, quelli via, sono i più difficili da riciclare questi qua, anche se si recuperano. E poi dovrebbero sparire finalmente, perché questa è stata una lunga lotta, perché l'attività di lobbying che hanno fatto i produttori è stata fortissima a livello europeo, quelle sportine che sono di polietilene additivato con dei sali di metalli che dovrebbero renderle biodegradabili. È un modo per i vecchi produttori di rimanere sul mercato con poca spesa. Purtroppo non sono biodegradabili quanto specifica il disciplinare dell'Unione Europea, però ce ne sono in giro ancora tante, soprattutto nei mercatini, nelle fiere, più che nella grande distribuzione. Di solito uno dei più comuni è il D2W, credo che la producano il produttore più vicino in Slovenia, uno di quelli più grossi. E quelle era ora. Come mai questi oggetti? Ah, dimenticavo, questi restano perché non si riescono a sostituire facilmente, nel senso che uno dei problemi sono proprio le macchine distributrici delle bevande, perché bisognerebbe rifarle da capo per usare materiali tipo le bioplastiche che ci sono in giro, quindi è una cosa ingestibile al momento. E poi le bioplastiche non reggono il caffè bollente e il tè bollente, quindi possono andare per le cose fredde, ma non ci stanno nelle macchine vecchie perché sono più grosse, quindi è proprio tutto da ridisegnare, quindi hanno detto per il momento stiamo calmi. Basterebbe mettere dei contenitori per la raccolta differenziata vicino ai distributori, così si evita di buttarli nell'indifferenziato, perché questo a sinistra è polistirene, quello rigido, non quello espanso, e questo è polipropilene, quindi sono riciclabilissime, quindi non si vede perché non lo si debba fare.
L'idea di prendere proprio questi oggetti viene da una direttiva ancora precedente dell'Unione Europea per prevenire l'inquinamento marino. Io ho parlato e ho scritto sulle isole di plastica e uno dei problemi è quello che viene abbandonato sulle spiagge, perché è il posto dove la plastica si degrada meglio, cioè comincia a rovinarsi, ma è anche vicina all'acqua, quindi è molto più facile che diventi microplastica e quindi si diffonda, come sta succedendo, ormai siamo invasi, le microplastiche le troviamo ovunque, in qualsiasi punto del pianeta e ormai anche quasi tutti gli alimenti. A volte non è nell'alimento naturale, ma è la filiera di produzione che ce le mette dentro, come l'acqua minerale, pare che sia il tappo. Io uso le caraffe filtranti, adesso sono a casa, questa non è birra ma è acqua di rubinetto, e quindi è molto meglio usare quel sistema lì. Questi sono gli oggetti trovati di più sulle spiagge in tutto il mondo. Questa è la statistica di Clean Up the World, che in Italia puliamo il mondo, ma è la stessa campagna. Il primo posto sono sempre i mozziconi di sigaretta e lì devono entrare in gioco, in questa direttiva, c'è finalmente una responsabilità compartecipata dei produttori al disinquinamento, perché se tu produci il rifiuto, perché non devi assumerti anche l'onere della pulizia? Perché alla fine finisce che lo paghiamo noi, con le nostre tasse locali, statali, regionali, quindi non è neanche giusto che chi a monte produce un rifiuto, poi non se ne lavi le mani completamente. Si chiama responsabilità condivisa. Quindi questa cosa dovrebbe finalmente entrare in porto. Il nostro problema della plastica è che a gennaio eravamo quasi 8 miliardi, mi sa che adesso ci siamo molto più vicino, perché comunque ci riproduciamo abbastanza velocemente nel mondo, quindi abbiamo un bel impatto sul nostro pianeta. E come ci muoviamo? Noi sporchiamo. Oltretutto, la quantità dei rifiuti che ognuno di noi produce è assolutamente enorme rispetto a quelli che vediamo nelle nostre pattumiere. Noi spesso non abbiamo l'idea dell'impatto che abbiamo sull'ambiente, perché in realtà ogni oggetto che acquistiamo ha una filiera produttiva che non è che sia priva di rifiuti, in più consuma risorse, acqua e tante altre cose. E più un oggetto è complesso dal punto di vista tecnologico, più ha un carico pesante. Quindi questo è un problema. E poi noi non siamo abituati a capire anche dentro casa nostra quanto produciamo, perché non è che aspettiamo ad avere la casa sommersa prima di andare a portare via la roba. E quindi ci manca questo punto di contatto. Questi sono i dati di produzione della plastica a partire più o meno dagli anni 50, quando sono entrate in commercio tutti i polimeri che usiamo tutti i giorni praticamente. Adesso siamo arrivati a circa intorno ai 450 milioni di tonnellate. Sono 400 milioni di tonnellate nel 2020 delle plastiche, però senza alcune fibre tessili sintetiche. Quindi ragionevolmente il conto totale è sul 450, come aveva previsto questo grafico e ci ha preso proprio in pieno. Era del 2019, quindi non è che dovesse fare dei gran sforzi per prevedere. Ma il lavoro più interessante è quello di un gruppo di ricercatori americani che hanno fatto una botta di conti, cioè ci avevano messo il loro giusto a farlo, perché hanno calcolato dal 1950 al 2015, è uscito nel 2017, quindi c'è quell'anno e mezzo di margine che è necessario, hanno calcolato quante resine polimeriche, quante fibre sintetiche e quanti additivi sono stati prodotti in tutto il mondo. Il conto è di 8,3 miliardi di tonnellate, che è una cifra talmente grande che nessuno riesce neanche ad avere un'idea di come sia fatta. Allora qualcuno si è divertito a fare una botta di conti, quindi avete quattro possibilità, quella che vi piace di più
per avere un'idea di quanti possono essere questi oggetti. C'è da dire che questo ci dà una stima del peso, ma non dei volumi, perché se prendo una torre Eiffel, anche micro così, di ferro e una così di plastica, c'è una bella differenza di peso, quindi in realtà il volume in proporzione è spaventoso, ma questo è un conto che non si riesce a fare perché sono tutti materiali diversi, cioè una cosa che uno ci può passare la vita a fare i conti. Nella seconda parte dell'articolo, qui ci sono i riferimenti bibliografici, tra l'altro credo che questo articolo sia a libero accesso, quindi non è a pagamento. Ecco, questo, loro hanno guardato dove è andata a finire tutta questa roba, che il problema non è neanche tanto quanta ne abbiamo prodotta, ma dove l'abbiamo messa, perché è lì il guaio. Allora, il 30% lo stiamo ancora usando, perché non è che tutte le plastiche sono usa e getta, pensiamo anche qui a una tastiera di un computer, se non mi si rompe questa mi dura anche 10 anni o altre cose, quindi alcuni durano. Quelle lì non sono un problema, finché sono in uso va bene. Il problema è che di tutto di quello prodotto in quei 65 anni in totale è stato riciclato solo il 9%. E solo una piccola parte è stata riciclata una seconda volta, cioè finito il primo riciclo è andata a rimpolpare il 12%, a contribuire al 12% di quella incenerita. Incenerita vuol dire inceneritore, termovalorizzatore, quindi con recupero dell'energia prodotta, ma vuol dire anche faccio un falò nottetempo e mi libero della roba, quindi ci ho dato fuoco, come si dice tra il lusco e il brusco. E l'altra parte, che è il dato più brutto, infatti l'ho incorniciato un po' di più, è il 59% di quella che va sotto la voce buttata via, che vuol dire discarica, sigillata, ci sono quelle stagne, discarica un po' come capita, discarica a filo di costa dove ogni tanto tac 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 scivola via in acqua, oppure l'abbandono nell'ambiente, quelli illegali, o il dumping, cioè faccio un mucchietto, oppure quello che chiamano il littering, che è sempre la butto, solo che il dumping è un po' più consistente, il littering è anche la carta che butto per terra, tanto poi va nel tombino, poi dopo va a fiume, eccetera. Questo è il dato pesante, cioè quasi il 60% di tutta questa roba che gira e che ci domandiamo poi dove è andata a finire. E poi c'è stato proprio il 1 gennaio 2018, la Cina ha fatto il regalo di Capodanno e ha detto io da oggi non vi riciclo più, non vi importo più 24 tipi di materie prime secondarie, tra cui la plastica da riciclo, la carta da macero, il rifiuto misto, eccetera. Arrangiatevi, perché tanti paesi sbolognavano tutto, in questo caso bisognerebbe usare un termine che non esiste nella lingua italiana, ma andavano quasi tutto in Cina e ci pensavano loro, o in altri posti come si continua a fare in maniera non legale. La Cina si è stufata un po' perché gestire questi materiali ha un costo che non viene compensato dai guadagni, in più si trovavano in mezzo alla plastica da riciclo della roba che era solo da bruciare, cioè era troppo rovinata, troppo invecchiata per poter essere riciclabile. E poi in mezzo qualcuno ci aveva infilato anche tipo rifiuti speciali e altra roba, che tipo gli ospedalieri o altre porcherie, che non ci sarebbero dovuti andare. A questo punto hanno detto arrangiatevi. I paesi circostanti, quindi Vietnam, Filippine, Malaysia, Indonesia, eccetera, hanno pensato di assumere loro questo, di subentrare nel business. Ma nel giro di un anno e mezzo hanno fatto una retromarcia velocissima, rimandando indietro addirittura la roba, perché si sono resi conto di quanto fosse difficile gestire queste cose. Oltretutto, con paesi che non hanno l'estensione territoriale della Cina, che ha anche tanto spazio, ma questi sono paesi che non sono così grandi, quindi dove la mettono tutta quella roba? Perché è una roba mostruosa. Infatti
c'è stato un ritorno indietro e sono tutti nel panico. Adesso con la situazione Covid è un disastro, perché molti flussi, anche di merci, si sono interrotti per questioni di sanità e quindi si è un po' ingorgato tutto, perché è una situazione di stress che ha stressato un sistema che era già, come si dice, sull'orlo di una crisi di nervi. Quindi adesso in alcuni posti è proprio schiattato. Almeno servisse a farci diventare un po' più intelligenti, ma dubito. Dove si deve guardare per cercare di mettere mano a prevenire il problema? Perché a questo punto bisogna lavorare in anticipo. Ecco, questi sono i dati del 2019 di Plastics Europe, che dà il mercato nell'Unione Europea e della plastica nei vari settori produttivi, quindi è la barra blu. Invece la barra rossa è la capacità di quel settore lì di produrre rifiuti. Non è che ci voglia neanche una gran vista per capire che il settore dell'imballaggio è quello da mettere sotto la lente di ingrandimento, perché copre in peso il 40% di tutti i rifiuti e in volume il 50%. Quindi vuol dire che se io sistemo quel settore lì ho dimezzato il problema, che non è poco. E poi però è quello che ha anche la maggiore capacità di produrre rifiuti, perché molti degli imballaggi vengono usati una volta sola e occupano tanto spazio per un uso che è rapidissimo. Quindi vale la pena lavorare lì. In altri settori è più difficile incidere, perché pensiamo al settore elettrico, alle automobili, non è che quelle lì la plastica deve durare degli anni dentro, quindi non è che lì più di tanto si possa fare. Invece sul settore degli imballaggi, un po' sull'agricoltura e sulla casa, sport e tempo libero, però il settore degli imballaggi è assolutamente il primo. È che noi siamo veramente imballati, nel senso che ci sono degli eccessi, delle storture del mercato che andrebbero sistemate. L'imballaggio, per carità, ci serve, perché permette per esempio di non rovinare le merci, pensiamo all'antiurto, ma pensiamo anche allo spreco alimentare. Noi butteremmo via ancora più alimenti se non li proteggessimo in maniera adeguata. L'importante è non esagerare, perché questa curva è molto interessante, perché è un lavoro che parla proprio anche quelle che siamo le fake news sull'imballaggio eccessivo. Dice, non è che l'imballaggio è il demonio, l'imballaggio ci vuole, però deve essere come un vestitino fatto su misura, giusto? Perché se è troppo poco si rovina materiale, perdono risorse, quindi alla fine l'impatto sull'ambiente è alto. Se è troppo, ugualmente, se è eccessivo, non va bene. Quindi deve essere quello adeguato, ogni cosa il suo. Faccio una piccola carrellata degli orrori, perché ci sono addirittura siti web all'estero che fanno le gare a chi riesce a immortalare gli imballaggi più demenziali, più assurdi. Questo a parte l'igiene, che io neanche morta comprerei un uovo già sgusciato. Cioè, il guscio ha una funzione protettiva, usiamola, perché uno è troppo da pigri a rompere l'ovetto sulla ciotolina. Ci sono, come l'insalata già lavata, cioè. Vabbè, c'è uno spreco di materiale e anche un rischio, tra l'altro, batteriologico, perché lì se si fa anche un buchino, arrivederci. Poi ci sono frutti che, insomma, sarebbero già abbastanza protetti bene da soli, senza bisogno. Pensavo alla noce di cocco, che è più dura della mia testa, e vabbè. E queste sono follie, qui è a Hong Kong, è stata presa questa qua, arriva dal Giappone una monofragola o il monoasparago. Vabbè, anche le patatine non hanno senso. Queste sono le cose che non ha, cioè quello che non serve, cioè assurdità in libertà. E poi c'è il podio. Allora, al terzo posto sono tutti gli oggetti dell'elettronica, quelli piccoli. Allora, è vero che per trasportare questo materiale, se si mettesse un imballaggio
adeguato di dimensioni, in un camion si perdono. Però ci sono anche dei sistemi, magari metteteci uno scatolone, una scatolina dove ci sono le cose piccole, quindi si potrebbe fare in realtà lo stesso. Questo è l'imballaggio al quadrato, nel senso che c'è un antiurto per proteggere un rotolo antiurto che si protegge benissimo da solo. Ma secondo me il podio va a questa cosa qua. Questa è la custodia da DVD, da CD, di installazione di un programma. Però come leggiamo c'è scritto no disk needed. Perché? Perché in realtà questo arriva nell'imballaggio senza il CD. Dopo la gente diventa scemo a cercare dove se lo son perso. No, perché c'è scritto che il software è preinstallato, quindi il CD non serve. Allora perché metterci un imballaggio di plastica? Basta un foglio, un adesivo sullo chassis dello strumento. Cioè, questo è... mentre cercavo queste cose, perché Google ti manda sempre delle cose che non c'entrano niente quando fai le ricerche, però che ha avuto un momento di ironia involontaria e è venuta fuori questa cosa qua. Perché il papà di Pingu stirava sempre i vestiti se poi andava in giro senza. Ecco, e questa è la stessa logica della custodia di un CD inesistente. Quindi il problema qual è? Le bioplastiche risolveranno i problemi? Secondo me no, il problema è nella testa, prima. I materiali, se si aziona la testa, allora ci si ragiona. Per me la bioplastica per certe applicazioni è un po' come l'airbag di un'auto. Se succede l'incidente fa meno danni, diciamo riduce il danno, evita che uno si sfondi in questo caso il torace con il volante. Ma non è che uno, visto che c'ho l'erba, ogni tanto faccio una botterella frontale per vedere se si apre. A parte il disagio, ma i costi, cioè è follia. E per le bioplastiche, secondo me, è esattamente la stessa cosa. Ecco, c'è il problema della biodegradazione, perché quando si fa la certificazione della biodegradabilità, vedremo della compostabilità, che è una cosa in più, si fa in un sistema controllato con parametri che sono stabiliti da un disciplinare, nel nostro caso dell'Unione Europea, temperatura, umidità, eccetera. Però fuori da quelle condizioni la plastica dura di più. Questo è un dato di fatto. Lo hanno dimostrato un gruppo di ricercatori inglesi che hanno condotto un esperimento durato 3 anni. Hanno preso tutte gli shopper di tutti i materiali non biodegradabili, biodegradabili, biodegradabili e compostabili, le oxo biodegradabili, quelli con la biodegradazione, come si dice, a cronometro, le hanno messe sottoterra, sotto la sabbia, acqua di fiume, acqua di mare, aria, cioè in tanti microambienti le hanno lasciate lì per 3 anni. E dopo sono andati a vedere come si erano ridotte. Allora, le uniche che sono andate veramente bene sono quelle compostabili, tipo quelle di mais, quelle che usiamo anche noi per la pesata della frutta e quelle cose. Quelle vanno. Questa è biodegradabile, ma non compostabile. Dopo 3 anni, cioè, è diventata bruttissima, però non si è rotta. Cioè, tiene ancora la roba. Questo sottoterra. In acqua di mare. In acqua di mare la plastica ci dura alla grande, come dicevo nell'altra conferenza, perché mancano le condizioni per disintegrare bene le plastiche non biodegradabili. E questa è bruttissima, però ci ha messo pure delle banane, quindi della roba di un certo peso. E comunque non è andata in 1000 pezzi. Questo ci deve far pensare. Addirittura... Questo è un lavoro dell'anno scorso dei colleghi del CNR, dell'Istituto Marino, l'ISMAR, e hanno campionato le fibre, le microfibre di plastica nei fondali oceanici. Sono andati anche verso l'Antartide, insomma in varie parti del mondo, e sono rimasti sconvolti dal risultato, perché si sa che i fondali sono tappezzati di microfibre. Tutti si aspettavano di trovare soprattutto poliesteri, poliammidi, acrilati. Invece
le fibre, quelle sintetiche, sono solo l'8%, il resto sono tutte fibre naturali o di origine naturale, tipo viscosa, lana e cotone, perché l'ambiente marino le conserva bene, quindi dobbiamo fare tanti ragionamenti che normalmente non sono così scontati. E il problema, queste sono foto di Ferrara quando sono uscite le calotte, ma ieri che io ho portato i rifiuti nella calotta più vicina, non ci sono riuscita perché non si apriva. In compenso c'erano tutti i cosi fuori perché non hanno fatto la cosa di fare 30 metri in più, andare a quello successivo che si apriva per mettere la roba, l'ha mollata di fuori. E quindi il problema è l'educazione e la civiltà della gente, perché queste cose non si risolvono se tutti non fanno la loro parte. Cioè ognuno fa la sua parte. Noi abbiamo questa di gestire bene le cose, i comuni ne hanno delle altre, le nazioni ne hanno delle altre, i produttori altre. Però se qualche pezzo dell'ingranaggio manca, si ingrippa tutto. Vediamo cosa sono le bioplastiche, perché lì è una cosa un po' complicata, nel senso che a livello mondiale non esiste una definizione che vada bene a tutti. Vedremo fra un attimo quella delle associazioni delle bioplastiche europee, che è l'associazione più grossa, non è l'unica, ma è quella più grande, che però non è condivisa da tutti a livello mondiale. Secondo me questa ambiguità è voluta, perché così poi c'è molto margine di manovra. Comunque le bioplastiche sono sempre polimeri, quindi sono molecole giganti in cui possiamo riconoscere nella struttura tanti pezzettini che si chiamano unità ripetitive, che sono tenute insieme da legami covalenti, quindi con legami stabili forti. Possiamo avere polimeri con un solo tipo di mattoncino, tra i naturali pensiamo alla cellulosa, l'amido, negli altri polietilene, polipropilene, PVC, polistirene, ce ne sono naturali e non tantissimi, quindi un solo tipo di unità. Poi ne abbiamo che ne hanno due, pensiamo ai nylon, al PET delle bottigliette, quelli hanno sempre, sono bicomponente. E poi ne possiamo avere più di uno, pensiamo anche alle fibre, ai polimeri naturali, non so, alla lana, alle fibre della seta, lì ci sono tanti aminoacidi e sono parecchi di più, ma anche i nostri biopolimeri, pensiamo al DNA, eccetera, ne abbiamo di mattoncini. Quindi è un fenomeno che è comune sia al mondo sintetico che a quello naturale. Giusto per capirci con i termini, perché c'è anche un po' di confusione quando si leggono le cose in giro, a volte ahimè anche su qualche libro di testo, dove si confondono il monomero con l'unità ripetitiva. Allora, il monomero è una molecola naturale o sintetica da cui si ottiene il polimero, però deve succedere qualcosa, non rimane intatta la formula. In questo caso si rompe il legame doppio e si formano due legami semplici. In altri casi invece si perdono dei pezzi, di solito acqua, per fare la reazione. Quindi l'unità ripetitiva che noi troviamo, questi sono i tre polimeri più venduti al mondo. Polietilene, sono proprio in ordine, primo, secondo e terzo, come volume di produzione. Il riquadro azzurro inquadra, diciamo, l'unità ripetitiva. Per comodità la scriviamo dentro le parentesi quadre con un N che vuol dire un sacco di volte. Qualche volta in qualche testo, ma anche su Wikipedia, lo trovate con la tonda. Una volta si usava di più, semplicemente perché una volta scrivevano con la macchina per scrivere e la quadra non c'era, quindi o la disegnavano come facevamo tante volte con il righello a mano, cercando di farlo benino, anche nelle pubblicazioni c'era molto lavoro grafico manuale, e adesso ci sono con i computer, c'è la quadra e quindi è meglio usare quella lì.
come si fanno i polimeri? Si fanno sostanzialmente in due modi. Per condensazione, cioè abbiamo una molecola con due gruppi funzionali distinti che possono reagire fra di loro, oppure i due gruppi sono su due molecole diverse bifunzionali, quindi sono le due possibilità. In natura di solito quello che viene fuori da questa reazione è acqua. Pensiamo alla formazione della cellulosa, ma di tutte le molte biomolecole, tranne una, che si fanno tutti così. Questo invece è un polimero sintetico che è il nylon 6,6, mitico nylon, in cui si elimina acqua. Ecco, l'unico polimero naturale che non si forma con quel meccanismo è la gomma. La gomma si forma per addizione, quindi ci vuole un doppio legame, in questo caso abbiamo l'isoprene che ne ha due di doppi, quindi praticamente c'è un doppio che si apre e si formano due legami. In pratica si fa partire la reazione, di solito ci si mette un attivatore che può essere, ci sono tanti tipi, una molecola neutra, positiva, negativa, un sale metallico, insomma dipende. Alcuni sono fatti come qui fanno per esempio in Basel per il polipropilene, c'è il catalizzatore che addirittura ha una struttura che diciamo dirige il traffico d'ingresso dei monomeri, quindi entrano anche girati dalla parte giusta. Questa è la tecnologia che si è evoluta, ma in pratica è come attacco la locomotiva e poi comincio a mettere un vagone dietro l'altro. Dicevo, in natura abbiamo la gomma, anzi le gomme, perché l'anno scorso poi ne ho parlato, ci sono due tipi di gomme, e poi tanti polimeri di quelli che usiamo tutti, polietilene, polipropilene, PVC, polistirene, questi sono quelli che ci girano fra le mani ogni momento e si fanno in questo modo. Naturalmente abbiamo polimeri di origine naturale, poi abbiamo gli artificiali, anche qui di solito la gente confonde sintetico e artificiale. Allora, sintetico vuol dire che non c'è in natura, e spesso viene fatto anche da materiali che sono fatti in laboratorio. L'artificiale invece è un polimero naturale o rifatto uguale in laboratorio, oppure un po' diciamo ristrutturato come uno che si è fatto un po' di lifting o qualche ritocchino per migliorare le sue proprietà. E qui abbiamo la viscosa, la gomma vulcanizzata, il cellophane, la mitica celluloide con cui è cominciato tutto con la gomma vulcanizzata e con la celluloide. Quindi due tipi di polimeri naturali, diciamo, rimessi a posto. Le bioplastiche appartengono a tutte e tre le categorie. Questa è una cosa molto destabilizzante, perché uno si aspetta, sono tutti di origine naturale. Mica vero. Questa è la definizione. È bioplastica un materiale, o questo non è un puntino elenco, è una O che sta per oppure, o biodegradabile oppure prodotto anche solo in parte da risorse rinnovabili, ma non necessariamente le due cose. Quindi io posso avere polimeri ottenuti per esempio da materiale vegetale che però non sono biodegradabili. Questa è una cosa che quando lo spiego manda in crisi tutti, perché è una cosa che non entra. Purtroppo c'è questa ambiguità che è lì uno dei nodi del problema. Adesso, piano piano, gradualmente i polimeri a base bio, che sono biodegradabili, sta superando quelli a base bio non biodegradabili. Quindi, infatti, si dovrebbero chiamare bio-based questi qua. Però tanti non adoperano questo termine adesso, però sono ancora il 44,5% quelli non biodegradabili che vengono da vegetali. Non è mica poco, è poco meno della metà. Fino a qualche anno fa addirittura erano la maggior parte, tipo il bio polietilene. E allora ci spieghiamo un attimo cosa vuol dire biodegradabile, perché questo è un termine un po' così.
un po' su cui si hanno le idee molto confuse. E possiamo immaginare un polimero come una casa fatta con il Lego. E quindi immaginiamo la biodegradazione completa, vuol dire che io stacco tutti i mattoncini e li smisto nei vari tipi. E normalmente se c'è abbastanza ossigeno abbiamo quattro tipi di mattoncini. Abbiamo l'anidride carbonica, l'acqua, i sali inorganici, dove sistemiamo tutti gli elementi che non sono carbonio, idrogeno, eccetera, e poi c'è la biomassa, diciamo quella che serve a fare il concime, per essere rapidi. Se c'è poco ossigeno, la degradazione all'anidride carbonica rimane a mezza strada. Pensiamo in una discarica dove ci sono strati su strati, in quelli sottostanti di aria ne arriva poca, quindi non c'è abbastanza ossigeno e allora si forma anche del metano. Infatti ogni tanto si formano queste bolle di metano che poi si trovano un canale, poi arrivano all'aria e pigliano fuoco. Qualcuno ogni tanto gli dà una mano, ma a volte fanno tutto da sole. Come fa a degradarsi un oggetto di plastica? Ho preso il sottobicchiere. Comincia nei punti, nelle parti esposte, quindi la superficie, qua gli spigoli, più la superficie è ampia, più è facile attaccarlo, perché lì ci sono dei legami chimici che non sono completamente a posto, sono più facilmente aggredibili. E sono come la pelle. Se, dov'è che ci becchiamo le infezioni? Nei tagli e nelle abrasioni. Perché? Perché si è persa l'integrità. Dopodiché comincia quella chimica, che può essere dovuta, a seconda del prodotto del polimero, può essere dovuta al calore, all'azione della componente soprattutto ultravioletta della luce solare, e poi la chimica dell'ambiente. Ci sono terreni acidi, terreni basici, insomma, c'è una grande varietà. In acqua è tutto più lento perché tutto questo è molto smorzato. Quando si arriva a pezzetti che sono commestibili per i microorganismi, cominciano a mangiarselo. E quindi dopo inizia la parte biologica. Quindi è un processo abbastanza lungo. Alcune plastiche è più lungo di altre per via della loro chimica. In pratica, se noi abbiamo delle l'asse principale, sono tutti i carboni attaccati fra di loro, e quelli sono duri da rompere, quindi intanto non è un legame che è tanto presente in natura, quindi trovare chi se lo mangia non lo conoscono. Si degradano meglio, un po' più rapidamente, quelli dove in mezzo alla catena portante ci sono atomi diversi dal carbonio. Ma questa è una questione di chimica organica, sono quelli più facili da attaccare perché anche le cariche elettriche sono un pochino sbilanciate, quindi ossigeno, azoto, zolfo, fosforo, insomma quello che c'è. Quindi c'è una grossa differenza. E il problema è che noi, questi, diciamo, con gli atomi solo di carbonio, costano poco, ma sono anche meno degradabili. E spesso vengono usati per applicazioni che nelle nostre mani sono di pochi minuti. Pensiamo a una carta di una caramella, oppure una merendina, uno la apre e poi già da buttare via. Quindi il tempo di uso, a parte la conservazione, è molto ridotto. Una sportina ancora di meno, visto come si rompono. E poi c'è il compost. Le sportine, gli shopper e anche quelle per la pesata della frutta devono essere per legge compostabili, che è una cosa in più. Qui c'è una norma dell'Unione Europea che stabilisce che io posso mettere il bollino compostabile se soddisfo contemporaneamente quattro cose, tutte e quattro contemporaneamente, non due sì e due no, tre sì e una no, no, tutte e quattro, altrimenti non c'è la certificazione, sono illegali. Allora, dopo sei mesi il 90% deve essere andato, che vuol dire che in un anno non ce n'è proprio più, per sicurezza. Però dopo tre mesi a contatto con il materiale organico, quindi roba umida, bagnata, verdure, eccetera, si deve essere disintegrato, cioè frammentato in pezzi più piccoli di 2 mm, che è una robina piccolina, perché non ci deve essere quella che chiamano la contaminazione visiva.
primi tentativi di sportine pseudo-biodegradabili si rompevano in pezzettoni di intocchi di queste dimensioni, per cui si creava un inquinamento diffuso di questa roba orrenda che poi non si riusciva neanche più a tirare su, quindi non si deve neanche più vedere. E poi l'ultima parte è legata strettamente al fatto che io su questi ci devo far crescere dei vegetali, ma non solo per farci i fiori, per ornare la casa, la tavola o qualcos'altro, ma anche roba che mangio, cioè l'insalata, il pomodoro, i cetrioli, quello che vogliamo. Quindi non mi devo intossicare mangiandoli e la pianta ci deve crescere bene. Quindi non ci devono essere, se possibile, metalli pesanti, perché quelli fanno male a noi. E poi non devo ammazzare la pianta, e lì fanno proprio la prova con la piantina. Quindi se la piantina si spalma sul terreno dopo un po', viene rimandato al produttore e dico puoi fare di meglio. Se la piantina invece regge, allora gli danno l'ok. L'ok lo vediamo con un bollino di questi colori, uno di questi tre di solito si trovano, che sono gli enti certificatori. C'è anche la norma UNI, obbligatorio scriverla, però cioè, non se la ricorda nessuno il numero, quindi poi le scritte sono nei posti più impensabili, cioè una sportina non è molto grande ma ci sono tanti posti dove metterla e di solito è scritta anche molto in piccolo. Ecco, questo è il quadro. Vediamo adesso le bioplastiche quali sono. Allora c'è tipo A, B, sono tre tipi, A, B e C. Allora, tipo A, polimeri biologici, pensiamo alla cellulosa, l'amido, quelli naturali sono biodegradabili per definizione, nel senso che c'erano già e in natura ci stanno bene. Però noi li possiamo modificare e possiamo modificarli in tre modi. Uno, possiamo fare una modifica non chimica, chimico-fisica, un po' metà e metà, per renderli filmabili. I polimeri più venduti nelle bioplastiche sono i polimeri da amido, quelli da sportine, tanto per intenderci, ma anche tante altre cose che vediamo qua in figura. Sono il mercato più importante. Non sono materiali che dal punto di vista della resistenza meccanica siano fantastici, anche perché si cercano di mantenere sottili perché costano e quindi se uno prende la sportina per la frutta basta una pera. Il picciolo della pera è un killer per i sacchetti, non solo quello, ma le pere sono speciali, proprio le fionda in due secondi. L'amido così com'è, pensate all'amido da alimenti, cioè l'amido di mais, la maizena, la fecola, quelli che si usano in cucina, io non riesco a tirarlo a film, perché se io lo mescolo anche con l'acqua, posso fare una pappetta, ma non lo filmo. Bisogna lavorarlo un po'. Questo perché? Perché l'amido in realtà è una miscela di due polimeri, l'amilosio e l'amilopettina. La base è sempre il glucosio con il legame di tipo alfa, cioè con l'ossigeno che è in posizione assiale o equatoriale. Una delle due, ma tutte le volte ci devo pensare, che noi possiamo digerire perché abbiamo l'alfa amilasi che se lo mangia, invece la cellulosa che ha l'altro legame, solo un H che invece di essere su e giù in queste formule, in questo caso lo mangiano gli erbivori, a noi per fortuna non ingrassa, così quando siamo a dieta mangiamo le insalate e ci riempiamo un po'. L'amilosio ha una catena lineare ed è solubile in acqua. L'amilopettina invece è fatta a ramino e questa non si scioglie in acqua. Sono presenti in quantità diverse. Qui ci sono le strutture, quelle più serie. Assiale, ricordavo bene. Ogni tanto vengono i momenti di crisi. L'amilosio ha una catena più corta, si mette a elica perché le eliche piacciono alla natura, perché si stabilizzano tutti i legami, sono fantastiche. L'amilopettina, che è la quantità maggiore, non si scioglie in acqua.
Il problema è che questa quantità di amilopettina non rende filmabile il polimero, quindi bisogna cercare di idrolizzarlo un pochino in modo da spaccare un po' di questi punti e ottenere di più l'amilosio, che invece va bene. Allora, in cucina, questi sono gli esempi, qua sono quelli più usati che conosciamo tutti, come funziona l'uso alimentare degli amidi? Si fa la gelatina d'amido, lo si gelatinizza, quindi si mette in acqua, è una membrana semipermeabile, quindi entra l'acqua e non escono le sostanze, quindi si gonfia. Sono dei granuli che pian piano si pompano. Se lo scaldiamo, a un certo punto scoppiano e si forma questa roba qua che diventa il gel. Uno se ne accorge, aggiunge l'amido, tipo la vellutata, comincia a scaldare, a un certo punto se poi esagera viene un mappazzone che sta in piedi da solo e non è più commestibile. Però questo è quello che succede in cucina. Ecco, se io voglio fare un polimero, questo non deve succedere. Io questi bei fagiolini, questi bei granuli di amido li devo lasciare intatti perché così mi servono. Cosa si lavora? A temperatura ambiente, sotto la temperatura di gelatinizzazione, non si usa un acido per rompere un po' i legami, idrolizzare l'amilopectina fino al punto da poterla firmare. Poi dopo magari ci si mette un po' di glicerina come plastificante per renderlo morbido e a quel punto, se uno ha le macchine, riesce a fare una firmatura come si deve. Poi c'è un'altra possibilità, che è di usare le biotecnologie, e si può fare in due modi. Io modifico i batteri, i microrganismi, quello che mi serve, cioè i miei schiavetti microscopici, posso fargli fare due cose. Gli faccio fare il monomero, dopodiché lo estraggo e lo polimerizzo come se fosse un materiale, diciamo, da petrolio, tanto così ci si capisce subito. Esempio, l'acido polilattico. Pensate, le biobottiglie sono tutte con acido polilattico. L'acido polilattico per imballaggio è un materiale molto più robusto, anche molto più costoso dell'amido. Lo usano anche in chirurgia estetica, a volte per fare i tirantini, quando devono tirare su le robe che cadono, a volte usano anche dei fili di acido polilattico perché col tempo poi vengono riassorbiti e poi le robe cascano giù di nuovo e così i chirurghi lavorano molto di più. Il polilattico ha proprietà, diciamo, superiori. Praticamente noi facciamo fare questo ai microrganismi, gli diamo il glucosio dal mais e loro, i fermenti, ci fanno l'acido lattico. Tra l'altro, per noi chimici, fare questo legame qui, questo H, si dice otticamente attivo, per noi è sempre una mezza rogna. Invece la natura ti fanno solo quello giusto, sanno magari fare solo quello, però lo fanno bene. Poi lo estraiamo e lo polimerizziamo. Oppure facciamo il contrario, noi diamo il monomero e il polimero ce lo fanno i microrganismi e dopo lo estraiamo. Questo che vediamo all'interno delle pareti cellulari è un polidrossialcanoato polimerizzato dal microrganismo. Ovviamente sono batteri, che di solito sono gram positivi o gram negativi, modificati, che vengono un po' affamati, cioè vengono messi in condizioni particolari, e in modo che viene stimolata la produzione di questi granuli di polimero. È una famiglia perché questo R qui della catena può avere lunghezze diverse, dipende da che batteri uso e da cosa gli do da mangiare. E quindi abbiamo tanti prodotti. Anche questi sono materiali molto più robusti, più versatili, anche questi sono piuttosto costosi. E poi ci sono, ecco, questi sono quelli sotto da tenere d'occhio, le famose plastiche verdi. Quella più venduta al momento è il biopolietilene, perché questi due stanno ancora facendo un po' fatica, poi c'è un po' il PET, ma nel PET servono solo a fare un pezzo, sono due monomeri, ne fanno solo uno, il glicole etilenico, l'altro pezzo ancora lo si fa da petrolio. Ecco, questi sono polimeri che vengono da una fonte rinnovabile, ma non sono biodegradabili.
diciamo che il loro processo è verde fino a un certo punto, poi da un punto in poi diventa nero come tutto il resto. Perché? Perché si prende l'etanolo ottenuto dalla canna da zucchero. Allora, se io prendo lo zucchero, faccio fermentare e ottengo dell'alcol. Di solito dalla canna da zucchero ci facevano il rum, però io posso estrarre il bioetanolo, alcol etilico, possiamo scegliere tutti i nomi, tanto è sempre lui, lo disidrato, tolgo acqua e mi viene l'etilene. A quel punto l'etilene polimerizzato dà il polietilene, ma da questo punto in poi che l'etilene venga da un barile di petrolio o che venga da una canna da zucchero, non cambia più niente, chimicamente è quello. Quindi questo pezzo qua è uguale a quell'altro e quello che viene fuori non è biodegradabile. Diciamo che è un po' più pulita la filiera, costa molto di più di quello da petrolio, ma non è biodegradabile. E poi, perché noi chimici siamo birichini, ci sono polimeri da petrolio, completamente sintetici, però sono biodegradabili. Perché? Perché hanno un legame chimico che in natura i microorganismi apprezzano, conoscono e quindi se lo mangiano. Infatti viene usato anche in preparazioni farmacologiche. Qui vediamo per esempio le capsule gommose di certi farmaci che si buttano giù perché tanto noi lo digeriamo tranquillamente. Il policaprolattone, questo è il caprolattone, che viene dall'acido caproico, tanto per... un composto che chi ha avuto il dispiacere di incontrarlo se lo ricorda per un pezzo della sua vita per via della puzza, e questo invece è biodegradabile. Quindi la cosa importante che deve passare di tutta questa chiacchierata è che la biodegradabilità di un polimero non dipende da dove viene, ma dalla sua chimica. È quella che dirige il traffico, se si degrada o non si degrada. Però bisogna avere ben chiaro questo, perché quando devo scegliere i materiali poi ci devo pensare un attimo. Comunque tutti gli investimenti in bioplastica è molto alto. Adesso il maggiore produttore mondiale è la Cina, seguito dall'Europa. Se facciamo il conto della quantità di bioplastiche prodotte in rapporto alla popolazione, diciamo a cranio, ancora siamo noi quelli che ne produciamo di più, perché l'Europa ha cominciato presto e l'Italia, insieme all'Italia, è ancora, le stanno un po' erodendo il primato, è un leader nel settore, perché con il famoso Mater B ha cominciato con la nuova monta molto molto presto. Però le bioplastiche sono care, uno dei problemi grossi alla diffusione delle bioplastiche è il costo. Perché? Perché pensate alle sportine, quelle vecchie, quelle di polietilene, se volete il materiale, i sacchi per la pesata sono di polietilene, e quelle nuove sono due materiali completamente diversi, quelle di mais sono appiccicose, quindi non è pensabile che si possa lavorare quei due materiali diversi nello stesso macchinario. E questo vuol dire un investimento economico molto grosso, perché dopo si ammortizzano, ma ci vogliono 10, 15, 20 anni per ammortizzare un impianto fatto da zero. Lo stesso, la produzione spesso richiede, quelle con le biotecnologie sono costose comunque, e comunque ci vuole un impianto che non è che posso riconvertire i vecchi impianti di polietilene per fare queste bioplastiche, sono proprio due pianeti che non si sono mai visti, e quindi questo è un problema. E adesso che il petrolio costa pochissimo, il costo delle bioplastiche in proporzione è molto alto, in più il costo dei generi alimentari, spesso cioè dai vegetali così, non è fisso, è ancora più ballerino di quello del petrolio. Io ho l'esempio delle banane. Io le prendo tutte le settimane per la colazione, ne mangio una, ma un giorno costano 0,99, un giorno 1,2, un giorno costavano 1,89, cioè lo stesso tipo, cioè con dei prezzi che da una settimana all'altra, poi io ci vado non più di una volta a settimana al supermercato,
cambiano. Quindi anche per uno che deve produrre è un macello, perché gli ordinano la roba, ma che prezzo faccio? Perché magari nel momento in cui mi serve è salito alle stelle. Quindi la gestione economica non è banale. E poi c'è il problema, cosa ne facciamo alla fine? Perché abbiamo visto che non è che poi se ne vadano via così in fretta. Molte sono riciclabili, per esempio soprattutto i poliidrossi alcanoati e il polilattico si riciclano benissimo, come il PET, solo che ci vuole un impianto apposta, perché gli impianti tradizionali sono fatti per riconoscere le proprietà, la struttura delle plastiche tradizionali. Quando arrivano sul rullo vengono scartate, dritte. E in Italia, per esempio, per i poliidrossi per il polilattico ce ne sono solo 10 in tutta Italia e sono tutti nel nord. Questo è un problema perché la filiera di riciclo è conveniente se è corta, perché se io devo trasportare le merci da un capo all'altro della penisola, parte l'impatto dei carburanti, il trasporto su gomma, l'emissione di CO2, ma costa. Quindi diventa poco conveniente. In più le formulazioni sono diverse per avere queste proprietà differenti e non riesco a metterle insieme dopo. Questo succede anche per gli altri polimeri, infatti è uno dei problemi. La gente, questi sono i dati che ho trovato di Corretto, sono del 2017 e non sa dove metterle. Cioè non sono tutti chimici, sbagliano anche i chimici, ma anche pesantemente. Allora, quelle compostabili vanno nell'organico, evitando di lasciarci le etichette appiccicate sopra, vanno nell'organico. Allora, metà della gente le mette lì, poi vanno a finire nell'indifferenziato. È sbagliato nel senso che si spreca un materiale recuperabile, però è meno danno che buttarle nella plastica, perché lì sì che si fa del macello. Perché se le famose biobottiglie vanno a finire nella plastica e gli scappano nell'impianto, gli rovinano un batch di prodotto, perché introducono un difetto strutturale in un materiale, quindi è una cosa abbastanza seria. Le etichette sono un disastro, cioè se non si decidono a mettere delle etichette leggibili, chiare, ovunque, la gente non fa neanche lo sforzo, cioè a volte anche il chimico si pone dei dubbi o della roba che, soprattutto le robe bio, che questo ti fa una rabbia, i prodotti verdi, i cosmetici, quelle cose lì, spesso non c'è l'etichetta del materiale, ma allora il contenitore di che cos'è? Perché non c'ho mica l'analisi per sapere cos'è. Questo c'è scritto, questo è un prodotto bio, bioplastic, io la butto nell'indifferenziato, perché quale bioplastica è che ce ne sono di tutti i tipi? Questo è un problema che devono assolutamente risolvere il prima possibile. Poi ci sono le famose biobottiglie. Allora, nella plastica mai. Gente che lavora al petrolchimico mi ha confessato candidamente, ma io le metto nella plastica. Ah! No, anche altri chimici. No, perché è un'altra roba. Nell'umido, perché c'è scritto che sono compostabili, negli impianti di compostaggio le scartano e le mandano all'inceneritore. Tanto vale metterle subito nell'indifferenziato, come prevedono molti comuni, perché hanno una forma e anche una consistenza che gli rimangono lì per degli anni e non si compostano. Io ne ho una dal 2014, nel mio studio c'è una biobottiglia che ha preso un mio collega che la stava buttando dopo averla usata e la lascio lì all'aria, alla luce, per vedere quando comincia a rompersi. Ha fatto due placchette un po' opache, ma è ancora intatta. Ecco, una cosa molto discussa è il fatto che si consuma terreno agricolo per produrre dei materiali che poi vengono buttati via rapidamente. Dice, ma è, diciamo, eticamente discutibile. Intanto dove vanno queste coltivazioni, danno anche delle gran rasate alle foreste, quindi biodiversità che va a farsi friggere, e il prezzo delle derrate alimentari automaticamente aumenta, e non sono paesi ricchi quelli dove preparano queste robe. Ma in realtà, per fortuna, l'impatto a livello di spazio occupato è lo 0,015%, quindi è veramente poco.
Chi è che invece consuma un sacco di la maggior parte del terreno buono per crescere vegetali sono gli allevamenti, soprattutto gli animali da carne e da latte, quindi bovini e ovini, in quantità molto molto pesante. Oltretutto sull'effetto serra sono pesantissimi, perché quella è una roba che di solito ci faccio una conferenza a parte su questa, perché ce n'è di tutto di più. C'è il problema anche che noi sprechiamo gli alimenti. Un terzo di tutto quello che creiamo, per produciamo di alimentari, viene buttato via. In Europa praticamente è come se noi cucinassimo un pasto al giorno in più e poi lo buttassimo direttamente nella pattumiera senza neanche guardarlo. Quindi è una cosa indecente. Però si potrebbero mettere insieme le due cose: la necessità di materia prima per le bioplastiche e lo spreco alimentare. E quindi adesso fioriscono, ce ne sono di tutti i tipi, di bioplastiche ricavate da scarti alimentari, che così si risolvono con un giro due servizi, perché limito lo smaltimento di alcuni materiali e li trasformo in qualcosa di buono, che è il principio poi dell'economia circolare, cioè di non avere mai rifiuti. I rifiuti più difficili da trattare sono quelli dei caseifici, perché sono acidi e non vanno bene dispersi nel terreno, e neanche come concime, e per esempio tutta la frutta acida. Infatti chi anche la compostiera di casa dicono di andare leggeri col buttarci i resti dei pomodori e degli agrumi, perché altrimenti viene fuori un compost che va bene se devo farci venire su dei gerani o dei rododendri o delle ortensie, ma poca altra roba. E lì ci sono tanti esempi. Per esempio in Sicilia, dato che lì ci sono tutte le arance, gli agrumi, praticamente di un'arancia nell'industria alimentare se ne butta via la metà in peso, tutta la buccia, la parte bianca, eccetera. E questo progetto, l'Orange Fiber, praticamente recupera la cellulosa da quello che chiamano il pastazzo. Dopo che hanno spremuto gli agrumi, resta questo mappazzone tutto profumato ma tutto appiccicoso, estraggono la cellulosa e riescono a filarla, che producendo una fibra che sembra quasi seta, e quindi ci sono degli stilisti di moda che l'adoperano. Quindi questo è un modo intelligente per recuperare. I nostri colleghi del CNR di Pozzuoli, che da sempre studiano le bioplastiche, loro hanno creato una connessione con i produttori di passate di pomodoro, i pelati, e quindi le bucce dei pomodori vengono, cioè quindi la parte diciamo più di scarto viene trasformata in un materiale adatto per fare le spottine, prodotti per la etili, per la facciamatura, per l'agricoltura, ma si può recuperare veramente tutto. Per esempio i gusci delle uova, quella non è plastica, però i gusci delle uova sono carbonato di calcio soprattutto. Dove ci sono le aziende tipo i pastifici oppure quelli che producono prodotti da forno, quindi dove ci sono tante uova, questi vengono sanificate, triturate, e questa polvere viene usata come filler, come riempitivo nei polimeri, le famose cariche. Invece di usare silice o altri materiali inorganici, si riciclano i gusci delle uova, che da smaltire tra l'altro sono problematici. Adesso so che nelle Marche loro hanno raccolta differenziata per il conchigliame, perché la conchiglia anche quella può essere recuperata, ma cioè lì non c'è che l'imbarazzo della scelta. Questa è un'altra applicazione questa è un'altra azienda che trasforma gli scarti dei pomodori in un'altra bioplastica. La caseina dal latte è un'altra cosa interessante. Nel latte ci sono c'è circa un 3,3% di proteine che rimangono in sospensione, perché sono come delle micelle, perché c'è una parte di fosfato di calcio, dato che il terminale alle cariche negative tendono un po' a respingersi e restano lì. Però non so se vi è mai capitato di scaldare un latte che era rimasto un po' troppo in frigo
e che ha cominciato leggermente a inacidirsi, uno lo mette sul fornello oppure lo scalda nel microonde e tira fuori, si trova la ricottina su e poi tutto il siero giallo sotto. E perché quell'acido ha innescato, raggiungendo la temperatura giusta, la coagulazione della caseina, che viene meglio tanto più il latte è scremato, perché i grassi rallentano il processo. Infatti quando le facevano qui nel laboratorio da noi, quando li facevamo per i PCTO, la DSL, tutte quelle cose lì, la facevamo venire giù. Io compravo il latte scremato e tra l'altro cercavo di prenderlo anche un mese prima, perché se era un po' vecchiotto la reazione veniva meglio. E quindi con l'aceto, scaldando senza denaturare la proteina, quindi la temperatura è cruciale, la caseina coagula. Questo è il sistema mio brevettato per filtrare. Se usiamo il book nella carta da filtro ci vogliono 40 minuti anche con la pompa, invece così in 5 minuti è fatta, doppio collano, funziona alla grande, e viene fuori la caseina, che se uno ha lavato bene è bianca, altrimenti si trova una roba giallina. Vuol dire che non ha lavato con l'acqua a sufficienza. La caseina da sempre è stata usata come legante per i colori, per le tempere e anche per fare le colle, gli adesivi. Ma con la caseina si è fatto alla fine dell'Ottocento un polimero che si chiama la galalite, che è stato usato per fare le prime lavagne bianche, quindi il sostituto della rhodesia. È successo in Baviera nel laboratorio di un certo Adolf Spitteler. Cosa c'è? Qui c'è il gatto, questo è il gatto di mio fratello, Thor, che c'era ovviamente messo dove non doveva stare, e perché è stato grazie al gatto di Spitteler che è stata scoperta la galalite, nel senso che lui aveva il gatto in laboratorio con la ciotola del latte e in assenza del padrone, zampettando, ha ribaltato una boccia di formaldeide che ha centrato la ciotola. Questo la chiamano serendipity, questa è una botta di fortuna con la C cubitale, e ha letteralmente vitrificato il latte. Lui è arrivato, è andato e dice: oh, non scende. Cos'è successo? La formaldeide ha fatto una reazione con gli azoti, ha fatto un ponte e ha compattato tutto. A me piaceva farla fare perché si può fare anche rapidamente, una cosa un po' così, come si dice, spannometrica, solo che adesso è classificata come cancerogeno e quindi non si può fare. Io ho fatto una prova sotto capa da me, ma proprio di quelle alla boia d'un giuda, cioè proprio mescolata un po' di formaldeide alla caseina, lasciata sotto aspirazione a seccare, ed è venuta fuori una roba tutta croccante. Se ci avessi messo un po' di glicerina forse avrei ottenuto qualcosa di un po' meno crepato, ma è stato giusto per vedere come veniva fuori. Con questa si sono fatti tanti oggetti, perché può essere colorata, incisa. Questi sono i bottoni della RAF durante la Seconda Guerra Mondiale, ma ancora in rete li vendono i bottoni alla caseina, perché è un po' come la celluloide, ma col vantaggio che non è infiammabile. In Italia hanno fatto il Lanital a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, quando c'era il problema dell'autarchia, cioè non c'era il blocco navale e da noi non arrivava la lana dall'estero, alla Snia Viscosa, su idea di uno stilista, hanno realizzato una lana artificiale ottenuta dalla caseina. Quindi praticamente era un ciclo dove non si butta via niente. Il latte veniva scremato, con la crema si faceva il burro. Poi veniva acidificato, si faceva la cagliata, quindi la cagliata veniva mandata a caseina. Il siero, quella roba gialla che viene giù, veniva mescolato nel pastone dei maiali, quindi era un ciclo chiuso. Dopo il lanita, quindi da un ettolitro di latte si ottenevano 3 kg di lanita. Qui vediamo la fibra, queste sono le fasi della lavorazione. Certo, era un sistema non tanto ecologico con la formaldeide, soprattutto per chi ci lavorava. Il lanital è termoregolatore come la rana, non dà allergie,
perché non c'è la lanolina, quindi chi è allergico alla lana questo lo può portare, è naturalmente antibatterico. Ha solo un difetto, che quando si asciuga bisogna metterlo in orizzontale, perché sono quelle fibre che, cioè, se uno le lascia col peso, praticamente le maniche dopo sembri cucciolo dei sette nani, perché ti vengono le maniche lunghe, si allunga praticamente. Arrivati gli acrilici con gli americani, finita la guerra, è stato sospeso. Però questa stilista tedesca, che però è anche una microbiologa, ha pensato di riprendere la produzione dell'Anital, però si chiama Q-Milk perché non usa la formaldeide ma usa prodotti di origine naturale, ovviamente non dice quali perché è brevettato, usando il latte scremato, il latte scaduto in Germania, quello dal supermercato, quello che non possono più commercializzare, sono 2 milioni di tonnellate. Questo latte, invece di essere smaltito, che avrebbe anche dei problemi, viene trasformato in questa fibra, che tra l'altro ha il vantaggio di che, essendo, queste sono le applicazioni, naturalmente antibatterica, la usano anche per fare i bendaggi ospedalieri. Io ho scritto un articolo sulla chimica e l'industria, sulle bioplastiche, nel numero 5 del 2019, sono tutti a libero accesso, quindi si può scaricare, ci sono alcune, le cose principali le trovate anche lì. Anche la copertina l'ho fatta io, perché mi hanno detto devi mettere una figura che attiri l'attenzione, il problema è trovare sulle bioplastiche una figura decente che non abbia il copyright, perché dato che va in rete queste cose bisogna stare un po' attenti. Allora alla fine, dopo aver girato un'ora in rete, tutte le volte cercavo licenza Creative Commons e mi trovavo schermo vuoto, ho detto vabbè, oppure delle cose orrende, ho detto vabbè, faccio io, ho aperto il frigo, il freezer, quello che ho trovato è diventata la foto di copertina, con un pochino. E concludiamo con quella famosa ho, che è questa idea di creare una bottiglia commestibile. Soprattutto gli autori hanno pensato alle gare sportive, dove per esempio arrivano i ciclisti, gli lanciano la bottiglietta, bevono un sorso e la buttano per terra dove capita. Quindi è una cosa dal punto di vista ambientale devastante. Invece quella lì dice se la sputi è alga, concime, però puoi anche mangiarla perché tanto non sa di niente, se è stata purificata bene non puzza da pesce. E l'idea è venuta partendo da qualcosa che già si fa nella gastronomia molecolare. Lo chef catalano Ferran Adrià è famoso per tutte le sue innovazioni anche sulla sferificazione. Si vede, sono visto un qualche master chef così o robe simili, ci sono queste sfere. Sono molto belle da vedere, devo dire che io ho avuto l'occasione di mangiarle perché ce le hanno manite in un ristorante ed era un viaggio organizzato, quindi non è che avevamo il menù fisso. Diciamo, come direbbe Bastiani, c'è stato deludente, belline da vedere, ma praticamente sembravano palline, doveva essere sfere di aceto balsamico, erano delle palline acide. Terribile, comunque belle da vedere. Da fare ci vuole a mano, perché non è così banale, perché quello ci ho provato. Cosa si usa? L'alginato di sodio. L'alginato di sodio si ottiene dall'alga bruna, l'industria alimentare la usa come addensante in quantità industriali, perché se viene trattato con il cloruro di calcio produce un gel polimerico. Praticamente il calcio va a sostituire il sodio. Però dato che il calcio è bivalente, invece il sodio è monovalente, il calcio si mette a ponte e quindi lega due catene, quindi una cosa che era una broda liquida diventa un gel polimerico. Questo è, c'è un po' di colorante giusto per farlo vedere, altrimenti è trasparente. Questi sono tentativi casalinghi con lo sciroppo di menta come colorante, l'ho assaggiato ma diciamo che è dimenticabile. Sì, fa la sua figura, però insomma, queste sono le cose da food blogger, queste sono fragole, questo è miele, questo è melone,
Questo è brevettatissimo, è fatto è olio extravergine d'oliva, non si sa come l'abbiano fatto. Questa è una purée di piselli e questa è la versione molecolare del mojito. Sono molto belle da vedere perché si presentano. E loro hanno avuto l'idea di fare una versione del genere un po' più grande, ovviamente con una doppia parete, perché altrimenti il problema è il trasporto, che è un po' delicato. Ma abbiamo visto, le distribuiscono così, sì, sull'igiene ci sarebbe qualcosa da dire, ma ci stanno lavorando, anzi ci sta lavorando un'intera sezione dell'Imperial College di Londra. Loro sono designer, ma sono due francesi e uno spagnolo che hanno però studiato a Londra e hanno vinto un premio abbastanza consistente per questa idea. Sono qua. Infatti dice designer inglesi, poi uno legge il nome, ma forse anche no. E infatti si sentiva anche dalla pronuncia, perché avete visto questi due. Questi sono i miei tentativi di fare la bolla. Cioè, sono riuscita, ho anche provato a bere l'acqua che c'è dentro. A parte ci vuole un po' di tecnica, perché altrimenti ci si sbrodola in maniera ignobile. C'è, c'è anche un filmato dove si vede che la prima volta si è lavata la ragazza. Anche l'acqua c'è di meglio, ma è migliorabile, perché se si usa il cloro di calcio comunque un po' di salatino ci rimane dentro. Ci ho lavorato di più, qui sono riuscita a fare la parete un po' più grossa. Infatti si riesce a quell'altra si rompeva solo a guardarla. Qui sono divertita a farle di due colori diversi, comunque il principio è quello lì. Ecco, io direi che posso fermarmi qui, non vi tedio più. Quindi adesso ritroviamo, se qualcuno ha domande così lasciamo un po' di spazio. Io non credo che i ragazzi possano fare domande. Ok. Purtroppo penso, non so, voi non so se possono entrare neanche in chat. Non lo so. Una volta con la chat era venuto fuori qualcosa. Sì, ma non so se adesso. Sì, perché dipende dai mezzi. Non credo. Patrizia, scusa, io ho dato le mie indicazioni ai miei studenti eventualmente di scrivermi, infatti magari diamo un attimo il tempo di scrivermi che io ho il numero di uno di loro e eventualmente se ci sono domande le faccio io da portavoce. Quindi... Secondo te, Leonora, intanto il futuro di queste bolle di alginato, quale potrebbe essere? Ammesso che quelle della bottiglia d'acqua e basta? No, loro stanno cercando di vedere se riescono a fare una cosa per fare gli sciottini, cioè anche con l'alcol dentro, sono inglesi, stanno cercando anche qualcosa, infatti ho un altro filmato dove dice anche cercavano di fare anche qualcosa di etilico, ma sì, è che dopo l'alcol bisogna vedere come si combina l'alcol, perché come la questione del gelato, che il gelato alcolico non si riesce a fare a meno che uno non faccia le cose con lo zotto liquido, che si può fare anche col vino, sì. Perché lì è una cristallizzazione molto veloce, poi si consuma subito, perché altrimenti nell'alto si vede che comunque l'alcol destabilizza, perché probabilmente solubilizza alcune sostanze e quindi le destruttura. È come il fatto che ci sono delle cose, non si riescono a fare i chewing gum al gusto di cioccolato. Perché il cioccolato fa da plastificante e lo rende viscido. Se uno fa la prova, mastica un chewing gum e ci mangia un cioccolatino a fianco, se ne accorge subito che perde la struttura. Perché è il gusto impossibile per i chewing gum. Almeno se uno ci mette il vero burro di cacao, non so se sono, ma non ne ho mai visti neanche aromatizzati. Perché poi di solito fanno un po' schifo come sapore. Però loro ci stanno lavorando perché lì ci sarebbe un potenziale di vendita. E è l'involucro su cui stanno lavorando. Infatti loro fanno vedere come si fa, ma la ricetta non c'è. E non è banale farle.
perché si rompono, perché deve essere non troppo grossa, ma non neanche troppo sottile, perché la prima che ho fatto, quella bianca, si è rotta in 2 secondi, cioè basta un po'. Loro, ho visto in un articolo che la mettono a doppio strato, non basta uno. Cioè in uno ho anche un filmato salvato dove fanno queste cose anche tubolari, perché non sono solo... Però queste sarebbero comode proprio per quegli eventi dove magari una voglia solo di un sorso d'acqua. Perché l'idea è di avere... Però la toccano tutti. No, è lì bisogna chiuderla un po', perché poi questo è tutto pre-Covid, questa cosa. Infatti, c'era quello. Sì, ma perché effettivamente è un po' una... Sì, vedi là che tutti pucciano le mani. Vabbè che quando vai in Inghilterra devi abbassare i tuoi standard di igiene. Poi adesso peggioreranno ancora, perché se rottamano certe cose dell'Unione Europea, penso che non sarà anche peggio, perché sono un po' meno... Loro dicono sempre che noi siamo... Mio collega diceva, ma voi siete fissati... Dice, con l'igiene, dico, forse voi siete un po' sporchini per il nostro standard, sai, è questione di punti di vista. Sì. Però sì, lì si vede, perché per esempio quando ero in Inghilterra, adesso non so negli ultimi anni perché è un po' che non ci vado, ma i guanti non c'erano per la pesata, io non li ho mai visti, cioè c'erano i sacchettini, però andavi con le tue mani a pigliarti la roba e metterla dentro, così. Sì. E non c'era certo il gel disinfettante, per cui, vabbè, anche la baguette sotto l'ascella, ho visto anche quella in Francia, per cui su queste cose posso dire che ci sono, dopo noi ci scandalizziamo, perché siamo un po'... Però sì, ci sono tante possibilità, ecco, quello sì. E anche proprio nel discorso che dell'economia circolare, dell'evitare i rifiuti, perché in realtà gli scarti, so che c'è un americano che aveva, loro hanno tutti il pollo fritto così, aveva il problema delle penne dei polli, perché aveva l'allevamento, e loro sono riusciti a trasformare le penne in un materiale plastico. Perché lì tra l'altro c'è anche della cheratina, sì. E ci sono, come anche la lana di scarto da noi che la usano, in Sardegna c'è un'azienda che lo usa per fare gli isolanti per l'edilizia, perché tra l'altro è ignifuga, perché la lana di scarto ha un impatto ambientale mica da poco, perché non può essere bruciata perché contiene molta cisteina, quindi c'è dello zolfo, viene fuori anidride solforosa. Non si degrada facilmente, la lana è molto resistente. Infatti altre alternative, c'è una collega del CNR a Bologna che prima veniva dall'ISMAC, quello di Biella, quindi facevano le fibre, loro estraggono la cheratina dalla lana e poi può essere usata o per sistema per purificare da sali. Lei fa l'esperimento con il solfato di rame con i ragazzi, però per fare quella che chiamano la water remediation, cioè la pulizia dell'acqua, oppure lì abbiamo fatto un lavoro assieme con un'altra, con la cheratina può essere usata per creare quei sistemi per aiutare la rigenerazione dei tessuti, mettendoci sostanze antibatteriche, li chiamano gli scaffold, queste strutture, in cui permettono per la pelle, così per il recupero, quindi è un supporto protettivo che però facilita, ed è un materiale che è biocompatibile, quindi usano anche con dalla caseina. Ho visto che qualcuno ha fatto delle prove anche lì per vedere se riesce a raccogliere, a estrarre dei sali dalle soluzioni, quindi per la purificazione delle acque. Sì, ci sono. Cioè è solo la fantasia, dopo c'è il problema del mercato, perché poi il problema è che quando c'è l'idea poi devono fare l'impianto, dopo lì se non c'è chi si assume l'onere di investire su questo, a volte si bloccano tante belle idee lì, a quel punto lì.
comunque è un costo e anche un, volendo, un rischio economico. Credo che le cassette delle aziende, anche dei polimeri tradizionali, diciamo una volta uno della Dow, sono pieni di polimeri eccezionali che però non si vedranno mai in giro, perché bisogna calcolare se vale la pena, quanto vale la pena investirci, perché dopo è un azzardo, il mercato può cambiare in fretta, e quindi, però sicuramente la Cina sta investendo tantissimo sulle bioplastiche, adesso ormai è il maggiore produttore, quindi si va un po' lì, sapendo tutti i limiti, ecco, che uno non pensi che così io continuo a fare come prima, il problema è quello, non è sostituire il materiale, va usato per le cose in cui vale la pena usarlo, perché poi vengono usate moltissimo in ambito biomedico. Quello tantissimo, tutti quei materiali riassorbibili, oppure anche nelle protesi, prodotti che fanno da cuscinetto in un atto artificiale, cioè dove fanno, non so, ginocchia anche, che c'è il problema degli attriti, lì si lavora con materiali biocompatibili che non creino problemi, quindi quello si usano tantissimo. Cioè, sono anche adesso, mi sa che fanno anche cioè, le colle che usano, quelle chirurgiche che ti attaccano. Vabbè, l'idea comunque, ho scoperto, è venuta dalla guerra del Vietnam, quando a volte c'erano dei soldati feriti e per rimediare usavano l'attac. Proprio ci hanno acrilato, prima di portarlo in ospedale gli saldavano con l'attac. E da lì si è cercato di fare, diciamo, acrilati un pochino più biocompatibili, ma l'idea è venuta da un chirurgo che era disperato, non sapeva come fare ad arginare il sanguinamento, gli ha collato. Quando si attaccano benissimo le dita, per cui a volte sono quella che chiamano la serendipity, che è sempre la fortuna. Un ricercatore biomedico aveva detto: serendipity è cercare l'ago in un pagliaio e invece trovarci dentro la figlia del fattore. Questa è stata la sua definizione. Volevo chiedere una cosa, no, una riflessione. Il discorso delle biobottiglie mi sembra che a questo punto sia più che altro una cosa, un fenomeno un po' così pubblicitario per darsi una veste verde, perché se poi alla fine lo smaltimento crea problemi, perché nella plastica non si può mettere, quindi non si può riutilizzare, e nell'umido non si è sicuri, e al limite si mette in indifferenziata, non vedo l'utilità ai fini del riutilizzo dell'ambiente su questo tipo di plastiche, perché ce n'è sentito un po' abbastanza parlare, facevano anche pubblicità, però mi sembra che sia proprio un esempio un po' di, se vogliamo, di greenwash, ecco, alla fine, ecco. Sì, ma infatti sono beccati anche una multa varie di queste aziende, perché in realtà hanno detto che con la loro produzione facevano risparmiare non so quante tonnellate di CO2, ma in realtà le biobottiglie sono una fetta molto piccola, mentre loro avevano messo il numero della produzione totale, non solo delle bio. Cioè il discorso è che la biobottiglia può avere un senso se sono tutte così e se c'è una filiera di riciclo fatta bene, allora sì. Adesso il PET si ricicla, però per legge non può superare il materiale riciclato il 40%, cioè per mantenere l'integrità, perché poi le materie plastiche quando passano i giri di riciclo un po' si degradano. Il PET è diverso dal polietilene, dal polipropilene, perché hanno una chimica differente. Quello addirittura può essere riportato a zero, cioè si staccano proprio i pezzetti e si riparte acido tereftalico e glicoletilenico. Fanno uno scambio e le dispongono. È sempre una questione di costi. Adesso c'è l'idea di fare con il PET, ne ho già viste delle pubblicità, di farlo tutto riciclato al 100%. Ma ancora meglio sarebbe potenziare l'uso, come fanno in Germania, il riuso, cioè il vuoto a rendere.
però ho letto un articolo, quello dove c'era quella famosa curva che ho fatto vedere, che diceva che il riuso ha senso solo se viene usata almeno 7-8 volte, altrimenti è peggio, perché per il riuso si deve usare molto materiale, sono più grosse. Io ho tenuto una bottiglia, una bottiglietta quando sono andata in Germania, e caspita, quella lì è proprio dura, cioè non è che come le nostre che sono sottilissime, anzi quelle lunghe, se uno le stringe si piegano a metà, e perché altrimenti si spreca più materiale. Se si ricicla una o due volte non basta, bisogna riutilizzarlo almeno 7-8. Infatti hanno fatto questi di quel lavoro lì, hanno fatto un esperimento, una convention negli Stati Uniti, per vedere l'impatto sulla CO2 dell'usare la bioplastica, non so, per i piatti, perché lì era tutto usa e getta, era tipo self-service, e oppure lavorare sulla, invece dell'hamburger di carne, quello vegetariano. E l'impatto decisamente migliore per la CO2 era cambiare il materiale degli hamburger piuttosto che il materiale della plastica. Stiamo facendo tutti i conti di tutta la filiera. Quindi sì, bisogna sempre pensarci un attimo, perché fa molta pubblicità, diciamo, il famoso greenwashing. Adesso cominciano anche a sanzionarlo, perché tante aziende, anche la Ferrarelle si è beccata una batosta anni fa, perché dicevano che alcuni facevano così, per compensare la CO2 emessa, andavano a piantare in Cina delle foreste per avere il bilancio di CO2. Solo che loro loro avevano aderito a questo progetto, ma l'hanno pagato 2 mesi, non 12. E quindi, però facciamo vedere, allora hanno millantato una quota che non hanno assolutamente fatto, e allora si sono beccati una multa. Però non sono mai poi neanche delle multe epocali rispetto a quello che si meriterebbe aver dichiarato il falso. Adesso cercano di scoraggiarle queste cose qua. Perché... Io avrei una domanda invece sulle bioplastiche di tipo C, sì. Quelle che sarebbero quindi biodegradabili. Quelle lì invece dove vengono utilizzate? Ma quello lì, il policaprolattone, avevo visto che lo adoperavano, per esempio quelle che ho fatto vedere, tipo quelle, non so, a volte anche in erboristeria ci sono quelle cose gommose, cioè sono tipo capsule che però dentro hanno un principio attivo, delle erbe così, perché quelle sono digeribili, tra l'altro, non fanno... Sì, dopo ce ne sono altri, di solito sono o poliesteri o poliammidi particolari, perché legami degli esteri e degli ammidi in natura ci sono, gli ammidi sono tutti tipo le proteine, ce ne sono finché ne vogliamo, quindi basta che si trovi il microorganismo. Poi ogni tanto si trova anche qualcosa che si mangia, ma il PET si mangia perché è un poliestere. Quindi è un legame. Ma hanno trovato anche, c'era quello della galleria Mellonella per il polietilene, che avevano visto che questa che è un parassita delle arnie, questo verme, ma è un killer per le api, per cui non so se sia il caso di mandare in giro una cosa del genere, mi sembra proprio di no. E, avevano visto che in mancanza d'altro si sono accontentati anche delle sportine di polietilene. Cioè il discorso però è che dicevano che quello che veniva fuori poteva essere recuperato, perché se le disintegrano, ma io creo qualcosa che produce altre CO2 o sostanze che possono essere tossiche, poi non si sa, il metabolismo ognuno ha il suo, non è che sia una cosa intelligente, è meglio allora riciclarlo, al massimo metterlo in un termovalorizzatore, perché non è scandaloso mettere un certo tipo di polietilene, tipo le pellicole, tutte quelle cose sottili, cioè dal punto di vista economico non vale la pena riciclarle, però se si bruciano sono come la benzina, come il carburante, tanto in un termovalorizzatore ogni tanto devono buttarci dentro del carburante, perché come fanno ad arrivare a 1000 gradi e passa. Se la massa, se adesso che si ricicla di più la plastica, fa più fatica ad andare in temperatura, perché con la roba biologica non va così su. E allora non c'è niente di male, secondo me. Invece di buttarci la benzina, ci buttiamo direttamente la plastichina che vale poco. Adesso qua a Ferrara
hanno, la Basel ha impiantato un impianto di riciclo chimico delle polioolefine, è un pilota, per vedere come funziona, perché ci sono adesso dei modi di riciclo delle plastiche che sono di tipo chimico. Allora, poliestere, poliammide vuol dire anche proprio smontare la molecola e riportarla a zero. Con le polioolefine non si riesce, però andando su con la temperatura in presenza, in assenza quasi di aria, si riescono ad ottenere o delle benzine, cioè degli idrocarburi, quindi dei combustibili, oppure l'altra possibilità è quella di creare quello che chiamano il syngas, cioè un misto di sostanze chimiche che sono utili per produrre altri prodotti chimici, industriali. E quello è interessante, l'unica cosa è bisogna capire il bilancio energetico e come sono poi i fumi alla fine. Infatti stanno studiando per capire bene anche la fattibilità in quantità, perché lì si recupererebbero quella parte di scarti di plastica che col riciclo danno poco. Addirittura ho visto per il Remtec, comunque sul loro sito c'è ancora, c'era l'ingegnere Rispoli che parlava di questo progetto che si chiama NextChem, tra l'altro è uno dei pochi industriali che ho sentito parlare che si capisce tutto fatto bene, cioè didattico, di solito parlano e si capiscono spesso fra di loro, perché in uno di questi processi si può produrre un idrogeno che va bene per le acciaierie, quindi se uno mette l'impianto di riciclo attaccato a quello dell'acciaieria, automaticamente passano da uno all'altro e sarebbe la cosa migliore. Quindi ci sono tante possibilità anche lì, con le tradizionali, con le bioplastiche, o meno, è che sono i problemi dei costi che sono care. Io avevo una tabella ma non è aggiornata perché non ho più trovate di aggiornate, dove c'erano i prezzi, costano anche 10 volte di più. Ma anche la verde rispetto al polietilene verde rispetto a quello normale costa almeno un 20-30% di più in funzione del prezzo del petrolio. Adesso finché il petrolio è basso, le bioplastiche, la forbice è troppo ampia, quindi hanno un po'... la difficoltà è poi sempre quella. Perché poi i costi ci sono, non è che... cioè l'energia pulita, la cosa che va tutto senza costi, ce la dobbiamo scordare, perché qualcuno da qualche parte lo paga. O è l'ambiente o siamo noi, dobbiamo scegliere. Oppure qualcuno in un altro paese. A proposito d'ambiente, voglio dire, c'è uno studio sull'impatto ambientale che hanno la produzione di queste bioplastiche? Perché io avevo utilizzato un protocollo per fare bioplastica dall'amido, ma lo tratti con HCl, poi lo tratti con NaOH, parti da 100 grammi di patate e hai 2,5 grammi di pelle di amido, senza contare che insomma l'amido, se viene poi da mais, voglio dire... quanta acqua utilizzi per produrre quel mais, cioè è una delle piante che richiede maggior quantità di acqua, quindi c'è anche un impatto insomma di questo tipo che forse bisognerebbe prendere in considerazione. Perché avevo letto un articolo che avevo cominciato, dopo sono stata soffocata da altre cose, dove stanno cominciando a fare un po' di considerazioni sia per questo riciclo chimico, e dicevano che quelli che sono gli LCAs, LCA, cioè il Life Cycle Assessment, che prende in considerazione tutto il processo, hanno detto che non hanno dentro alcuni parametri che andrebbero messi, quindi non sono completi e in alcuni casi si basano solo sui dati delle aziende, che quindi bisogna sperare che siano, perché poi dopo l'azienda ti dà i dati ma non è che ti fa vedere tutto, perché ovviamente c'è tutta la protezione del brevetto. Quindi in realtà lì bisogna guardarci, perché per esempio il Q-Milk, loro hanno creato un sistema dove il consumo dell'acqua è ridotto al minimo, la riciclano, perché altrimenti anche l'industria, come il cotone biologico, quello organic cotton, è meglio dell'altro, perché il cotone non è mica tanto sana come coltivazione, perché tra i fertilizzanti, i pesticidi e l'acqua che ci vuole,
ha un impatto bello pesante. Quello organico, se non altro, razionalizza molto, usa la lotta integrata, per cui riduce un po' l'impatto. Perché alla fine dicevano, certe fibre sintetiche, se noi le ricicliamo, adesso dovrebbe uscire una normativa della Commissione Europea, cioè dell'Unione Europea, perché ci sono già gli studi, sull'obbligo della raccolta differenziata dei tessuti, degli abiti, quelli che uno dopo, quelli non riutilizzabili, perché si può recuperare tantissimo. Le sintetiche sono tutte riciclabili perfettamente, ma anche il cotone, perché lì c'è, c'è il tessile, dicono alcuni lo contestano, sia dopo il petrolio l'industria più inquinante del pianeta. Per cui sì, che bisogna sempre guardare tutto, non, invece magari vedo un ultimo pezzetto e dice è pulito, è già, ma tutto quello che c'è dietro. Per cui, sì, poi se consideriamo che sottraiamo mais magari all'alimentazione, quindi voglio dire, poi il mercato, no, i prezzi cambiano, quindi sì, è un po' più complesso. Ecco. È come la questione dell'olio di palma, che al di là del fatto che faccia male o non faccia male, su cui stanno discutendo, però il problema è che per fare le coltivazioni di olio di palma deforestano e dopo è il deserto, come succedeva con la canna da zucchero. La canna da zucchero è una di quelle coltivazioni che distrugge, cioè depaupera il terreno in maniera pazzesca. Per esempio c'è un'azienda che fa invece le posate, quelle usa e getta, ma credo che si possano anche mangiare, le fanno col miglio, perché il miglio invece è una coltivazione che arricchisce il terreno, come i legumi, quindi ho chiede anche meno acqua. Sì, è tutto, per cui anche lì scegliere le specie così, perché e poi come sempre per il consumatore vale sempre il principio comprare meno, comprare meglio. Cioè, per esempio, la moda istantanea è come il fast food, cioè l'instant fashion ha un impatto ambientale assurdo. I tessili siano uno dei pochi beni che non sono calati di prezzo col tempo, perché la qualità, se uno li guarda, si stracciano, non ha più la fibra. Quelle maglie da quelle catene anche per i ragazzini, così ogni tot sono costretti a cambiarli perché dopo vanno bene solo per tirare sulla polvere. Ma la fibra non c'è, se uno la guarda sono trasparenti, cioè il cotone è leggero, però non ha più la sua trama. E quindi è tutto un giro, perché dopo ti girano sempre, se vuoi salvare l'ambiente però perdi i posti di lavoro, non deve essere così. Si può fare l'uno e l'altro. Comunque saranno settori dove sicuramente si creeranno dei posti, perché sono settori che comunque tirano. Quello lì dei materiali alternativi, come l'altro di cui ho parlato altre volte sulle materie prime, anche lì con i metalli, anche lì c'è un bel giro da fare. E l'alternativa è trovare un materiale possibilmente plastico al posto del metallo, perché quelli finiscono. E quindi il problema è poi quello lì. Scusa, se posso, una curiosità, se c'era un tempo, se puoi dirlo, sul discorso dei polimeri biologici fatti con le biotecnologie. Ero un po' incuriosita, che stiamo parlando di questo con i ragazzi, così. Questi batteri, praticamente, che ovviamente saranno degli OGM, saranno dei batteri modificati, sono batteri che hanno già questa capacità e viene incrementato e prodotti ex novo e si sono già avuti dei risultati? Tipo, non so, con le bioremediation usi quelli del suolo che già ci sono e magari le potenzi l'attività. Questi ci sono già? Sì, perché i polidrossialcanoati e il polilattico li fanno tutti così. Ma sono tecnologie che in realtà risalgono agli anni 70-80, perché il polidrossialcanoato credo che sia un brevetto australiano, ma di un tot di anni fa. Quindi, sì, quelli sono batteri. Oppure usano fermenti, però sono tutti modificati, perché per fargli fare il polidrossialcanoato
non sono batteri naturali. Poi li affamano, vengono messi in condizioni particolari perché producano il polimero. Dopo se entra un animalista e comincia a lamentarsi che sono crudeltà verso i batteri, perché non parlano, ma in effetti vengono affamati. Cioè, però sono condizioni particolari. No, no, quelli lì li fanno e come? Sì, sì. Non sembra che siano neanche pericolosi per l'ambiente, perché non ho mai sentito dire di incidenti dovuti a qualcosa che è scorazzato nell'ambiente, ha fatto dei danni. Beh, quelli lì, i polidossi al canoato lo fanno solo se stanno dentro il reattore di laboratorio. Dopo li distruggono, li disintegrano, cioè li accoppano, come va detto, per recuperare. Però sì, sì, no, quelle si fanno e come. Sono costose, ecco, perché il problema è che non ce ne sono ancora così tante, perché comunque hanno un prezzo. Insomma, sono altre tecnologie tra brevetti, insomma, sono molto complicate. Infatti il mais è molto più economico da quel punto di vista lì, perché è un trattamento chimico, quindi costa meno, è semplicemente quello. Dopo, sì, anch'io le facevo fare ai ragazzi con la buccia delle banane, per esempio, facevamo un'ecopelle. E anche la mela fanno, ho letto in Trentino, fanno le copelle con le bucce degli scarti della mela, la melinda e quelle ditte lì fanno. Addirittura delle poltrone, proprio la pelle per le poltrone ho visto proprio. Sì, anche con il mango, perché poi già hanno queste bucce che sembrano già di plastica per conto loro, la banana. È robusto come materiale, quindi viene un materiale bello. Io l'avevo fatta, ma così, alla brutta, come si fa? Ma ne ho da 3 anni, sono ancora morbide, non sono andate a male, non sono marcite, ce l'ho un cassetto, tanto le tiro fuori. Quelle lavorate meglio sono anche rimaste belle morbide, perché poi quando c'erano i gruppetti a 3, c'è sempre quello a cui viene quella con tutti i buchi perché non ha mescolato bene, e invece con quelle fatte benino. Però dopo non vengono belle, perché io ho visto in un filmato le apparecchiature che hanno lì a Pozzuoli al CNR, ma loro fanno bioplastiche da una vita. Dopo lì hanno dei rulli, ma hanno dei macchinari semi-industriali e allora riescono veramente a ottenere un materiale bello. L'ho fatto con una scuola, allora mi hanno detto, ma non sono bellissimi? Dico, guarda, vi faccio vedere quelli del mitico Istituto Focaccia di Salerno, dove fanno tante di queste cose, però non sono tanto diversi, perché con quello che abbiamo qui, spatolandole da qualche parte, più di così, non si può mica fare. Ma secondo me è anche utile per i ragazzi capire che poi dall'idea all'applicazione pratica ce ne corre abbastanza, è giusto anche. Rendersi conto che non è subito così immediato.